Ciao a tutti ragazzi, allora benvenuti in questo video molto particolare. Come vedete non era propriamente previsto, e sì, per gli unboxing mi devo decisamente organizzare meglio. Allora, sono sempre io, solitamente mi vedete in vesti un po' più formali, ma per questa stagione vi dovrete iniziare ad abituare a vedermi un po' più così, un po' più in presa diretta, e sono contentissimo. Perché questo non è solamente il primo unboxing del canale, ma un unboxing davvero molto particolare, perché qui, non so se vedete, non ci sono delle catene da neve, ma il contenuto di questi pacchi lo potete intuire già da questa scritta, Zump Element. Perché c'è tutto questo sul tavolo? Sì, si tratta della mia attrezzatura da gara, ma vi starete chiedendo perché stai prendendo della nuova attrezzatura da gara? Non ce l'hai già? Sì, ce l'ho, ma per la stagione 2023, che vi annuncerò a breve, avevo bisogno di materiale omologato. Quindi, dato che per me la sicurezza viene sempre al primo posto, non risparmio sulla sicurezza per quanto possibile, ovviamente nel limite del ragionevole, e quindi ho deciso di prendere tutto nuovo, tutto rigorosamente omologato, che è anche non solo una sicurezza in più per se stessi, ma anche una sicurezza in più per andare più forti in pista, sapendo che hai addosso del materiale di qualità che nel peggiore dei casi non ti fa fare malissimo. Ma bando alle ciance, abbiamo molto di cui parlare, quindi io inizierei da questa qui. Potete intuire qualcosina dal logo Puma. Allora, prendiamo l'attrezzo di quest'oggi, che non è un attrezzo adatto a fare unboxing, però questo c'ho, non c'è il taglierino, quindi senza indugio. Non c'è nessuna sponsorizzazione in questo video, non è un video sponsorizzato, quindi tutto quello che vedete l'ho comprato e ve lo faccio vedere in diretta. Scalo da questa parte. Cosa sono? Allora, prima questa stagione 2023, io per andare a correre utilizzavo, come fanno gran parte dei kartisti, soprattutto chi va nel rental karting, delle normali scarpe da tennis. Ora, nel campionato che farò quest'anno, le scarpe da tennis si potevano tenere, ma senza lacci. Io ovviamente le scarpe da tennis con i lacci, dunque ho deciso di passare a delle scarpe da karting, o meglio, cioè sono scarpe da karting Puma di qualità, e adesso ve le faccio vedere. Anzi, vediamo. Allora, ho usato, non è che mi senta veloce, però sai, in queste vie magari uno un po'. Dove fanno le scarpe nuove? Bellissime. Eccole qui, stivaletto! Ragazzi, stivaletto, ovviamente avete riconosciuto il colore, sì, stivaletto Ferrari. Puma. Come vedete i lacci, ma sono lacci interni, tutto viene tenuto insieme da questa strappo. Perché si utilizzano queste, non i lacci sul karting? Perché c'è, per quanto basso sia il rischio, comunque la possibilità che i lacci si slaccino, possano andarsi ad incastrare nei pedali, e se bisogna lasciare il kart velocemente per qualsiasi motivo, per farlo in sicurezza i lacci sono un po' in traccia. Quindi ci sono queste, vabbè, ve le faccio vedere, sono bellissime. Altro vantaggio, come vedete la suola è un po' meno spessa rispetto alle scarpe da tennis, e questo aiuta tanto nel grip e nella tenuta del pedale. Quindi bellissime, ragazzi, bellissime. Allora, prima di passare a questi, che queste vi ripeto non sono catene da neve, troveremo poi, passiamo a qualcosa di un po' più easy. Questo, come vedete, l'ho acquistato da diversi negozi online, poiché ho cercato il miglior rapporto con il prezzo. Vediamo se anche questo riesco ad aprirlo senza utilizzare l'attrezzo. Niente, l'attrezzo va utilizzato. Adesivi della Sparco, vedremo poi dove li andrò a mettere. E poi abbiamo questi.
ovviamente non potevo non comprare i guanti. Guanti ignifughi omologati, belli, anche la busta è molto bella, molto professional. Eccoli qui, blu e neri, beccavo. Allora, primo impatto, al tatto si sentono che sono un'altra cosa rispetto ai guanti non omologati che ho in questo momento. Proprio la consistenza è diversa, proprio già dall'esterno. E guardate cosa sono andato a cercare io. Questa, vedete? Questa è l'omologa, molto importante. Come vedete, è valida fino al 2032. E questo omologa garantisce degli standard di sicurezza molto importanti, soprattutto contro il fuoco. Quindi top, belli, line class. Guardate, sono pure comodi dentro. Mi piacciono, ottimi al tatto, fantastici. Next one è qui. Allora, il pacco vesicchia è grande, quindi abbiamo visto le scarpe, abbiamo visto i guanti, qua c'è per forza il casco, avrete capito. Qui c'è un'altra cosa molto importante, quindi qua manca solamente un elemento fondamentale e lo abbiamo insieme. Peraltro l'ultimo elemento arrivato in ordine di tempo, vedo, ah. Oh, bella pesante, eh! Bella pesante! Allora! Allora, questa non è una valigetta per computer, qui dentro non c'è il mio nuovo computer con cui farò un montaggio video, ma c'è... Adesso andiamo a vedere, lo potete già immaginare. Taglia M, questi sono i colori. Allora, apriamole insieme. Come ogni buon unboxing si rispetti, questi li metto temporaneamente qui. Ragazzi, la valigetta, questa cosa non l'avevo mai vista. Ragazzi, la valigetta è qualcosa di... Che odore! Ragazzi, che odore! Davvero! Ed ecco qui, sì! Allora, la mia nuova tuta, ragazzi, eccola qui, anche questa assolutamente omologata. Adesso vi faccio vedere, è bella pesante, anche qui si sente la differenza rispetto al materiale che ho adesso. Me la vedrete tra poco indossata. Bellissima, raga, è bellissima. Anche questo verde me lo aspettavo meno di qualità, invece mi piace. E poi ha un tatto, il tatto è particolare rispetto al resto della tuta. Ed ecco qui la parte importante. Questa è l'omologa, come vedete, omologa CICFIA, valida fino a dicembre del 2026. Anche in questo caso l'omologa è garanzia di sicurezza. Garanzia di sicurezza contro gli incidenti di tutti i tipi sul kart. Quindi questa adesso in realtà sarà un gran problema, ma per poco, perché tra poco vedremo come mi va il tutto. Tra pochissimo. E adesso passiamo ai due pacconi. Allora, iniziamo da questo. Cosa c'è qui? Adesso lo scopriamo insieme. Provate ad indovinare, mettete in pausa il video, commento qui sotto e vediamo se riuscite ad indovinare cosa c'è qui dentro. Riesco a vedere a che punto del video commentare, quindi non barate, però pensateci. Abbiamo i guanti, abbiamo la tuta, abbiamo le scarpe, qui c'è il casco. Quale altro strumento è fondamentale per andare in pista e purtroppo però è un elemento troppo spesso sottovalutato? Ah. Ottimo, allora, packaging più che buono. No, davvero non ci abbiano messo delle catene da neve. Non sono catene da neve. Allora, mi spiego, perché molti, ne sono certo, non avranno indovinato. Allora, vediamo se avete... Ah, voi avete visto però l'altra parte mia.
KS1 Pro. Che cos'è il KS1 Pro? Qualcuno che conosce l'inglese riesce a tradurre? Ve lo dico io. È il paracostole. Ragazzi, allora, io in questo momento ho un paracostole, peraltro sempre della OMP, però un paracostole molto basic, non omologato, che diciamo va bene per il rental karting, ma per gare un po' più serie non è proprio consigliabile. Oltre che nel campionato che andrò a fare c'è l'obbligo, di nuovo lo ripeto, di attrezzatura omologata. Quindi in ogni caso l'avrei dovuto cambiare, ma l'avrei fatto già di mio, perché non mi sarei sentito sicuro a scendere in pista con quello che ho utilizzato sinora. Il KS1 Pro è un nuovo prodotto, mi sembra sia uscito lo scorso anno, è molto all'avanguardia, tra i migliori nel suo campo. Voi non potete capire l'emozione che ho, perché questo è davvero un professional. Premessa, questo è uno, assieme al casco, degli indumenti, dell'attrezzatura da gara che mi è costato di più. Però quando si parla di sicurezza, ragazzi, se c'è da spendere, meglio spendere, ed eccolo qui. Ed eccolo qui. Non vi ho spiegato prima a cosa serve, perché vedendolo si capisce meglio. Eccolo qui, ovviamente il verde all'interno, come la tuta. Guardate che bello, guardate che bello! Proprio bellissimo, duro, e anche questo ovviamente con l'omologa. Allora, che cos'è questo? Questo è un paracostole. Il paracostole, ve lo farò vedere anche più tardi, come viene indossato, serve a proteggere tutta la parte delle coste, dello sterno e parzialmente anche del petto. Perché questo? Quando si fa karting, principalmente karting ma anche gli altri sport, la parte superiore, quella del tronco, è quella più esposta. Quindi questa parte, che peraltro è una delle parti anche più delicate del nostro corpo, è quella più esposta a rischi di impatto e a rischi di contraccolpi nel caso di impatti o incidenti in pista. Ed ecco qui che entra in gioco il paracostole. Questo aggeggino qui, per quanto sia sottovalutato, perché giustamente si pensa, oh, che so, non potrà mai cadere in pista che io mi faccia male, no? Salva tanto, perché anche con il rental karting, ed è il motivo per cui ho preso il paracostole anche per il rental karting, può accadere che ti arriva la botta là dietro, non si sa mai dove può andare a finire, non si sa mai cosa c'è nell'asfalto in quel momento, ci sono migliaia di variabili che ti potrebbero portare ad avere un incidente non proprio leggerissimo. E quando ti fai male qui, questa parte qui, sono dolori, dolori che non durano uno o due giorni, ma anche mesi. Quindi meglio avere questo addosso, che nella maggior parte dei casi ti evita tanti dolori, tanti guai e tutto quello che poi ne consegue, ovviamente. Quindi questo è un dispositivo di sicurezza, di salute, ci serve per stare tranquilli in pista e per poterci godere appieno la nostra esperienza in pista. Quindi comprate un paracostole, magari non questo, soprattutto se fate, ripeto, il rental karting. A me alla fine quello che ho tuttora sarà costato 40-50 euro, ma sono i migliori mai spesi. Compratelo. Cosa c'è? Aspettate, c'è altro. Oh! Ma se sono fottuti, raga, ma se sono fottuti gli adesivi, ma no, ma dai, ma no, sul serio, ma non ci credo, ma saranno qui. Ragazzi, in diretta, no, raga, non ci credo, si soffrega degli adesivi. Dai. Allora, packaging ottimo, tutto ottimo, ma gli adesivi? Cioè, che caduta di stile, ora che faccio? Dovrei dire dove l'ho comprato il paracostole? Dovrei dirlo? Allora, qui abbiamo
il pezzo da 90. Ho scelto Zamp perché secondo me è il miglior compromesso tra qualità prezzo. Ho visto altri caschi Zamp che hanno garantito anche nell'ambito del karting delle ottime esperienze e quindi ho detto why not. Mio Dio ragazzi, allora è il primo casco in assoluto che acquisto, quindi per me è un'emozione unica aprire questo casco. Mamma mia, e la stiamo vivendo insieme, perché come avete visto era tutto chiuso, no? Non avevo aperto nulla prima. Bello, a me piacciono anche le scatole. Allora, ma che emozione! Vedere la forma, vedere questa forma e sapere che quello che c'è qui dentro è tuo, che lo porterai in testa mentre cercherò di dare del mio meglio, è fantastico. Allora, bello. Apriamo. Spero peraltro vi piaccia il colore che ho scelto, perché mi ha attirato, quindi mi è costato pure qualche decina di euro in più, ma in mezzo a tutta la spesa ho detto quantomeno prendo quello che mi piace. È mio, non ci credo. Eccolo qui, cosa c'è? Ah, aspettate, c'è roba all'interno. Raga, ma è un odore fantastico. È un odore fantastico. Allora, io davvero sono emozionatissimo. Ragazzi, vi presento il mio casco per l'anno 2023 e seguenti probabilmente. Eccolo, io non so bene come farmelo vedere, così, cioè non l'avete più visto voi che io in questo momento. Allora, non so se metterò questa parte del video, non lo so, però davvero, cosa sta succedendo? Io fino a un annetto fa, perché questa storia me la studio già da un anno, non avrei mai pensato di poter avere tra le mani un mio casco. Cioè, ragazzi, io finora ho sempre corso con caschi dati dalle piste. Cioè, ma avere questo, sapere che questo è tuo, personale, cioè, raga, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, già proprio vedere la forma, cioè, raga, cioè, non si può descrivere. Anche questo con l'omologa, guardate, lo faccio vedere là qua, forse da qui si vede meglio. Guardate qua, che bello. Allora, l'ho scelto nero, in realtà me l'aspettavo un po' più chiaro, però è ottimo, perché in realtà mi pare che questo sul sito sia venuto come grigio, però è un nero che è ottimo a tema canale, quindi fantastico. E dopo aver visto l'unboxing, adesso vediamo come mi sta il tutto. Ed eccomi qui. Questo non so quanto mi state sentendo. Questo sarà il mio abbigliamento per la stagione 2023. Allora, vi dico un po' di cose. Non potete vedere le scarpe, ma sono bellissime. Non so quanto mi state sentendo, quindi io nel dubbio tolgo il casco. Mi ho sentato e... ok, e vi dico un po' di cose. Allora, la prima è che, oddio, non so che razza di capelli avrò in questo momento, ma va bene, che dovrò farci l'abitudine, perché sì, lo confermo, indossare del materiale da nuovo capo è diverso,
quindi dovrò farci un po' l'abitudine, una difficoltà in più se vogliamo rispetto anche al tipo di campionato che andrò ad affrontare per la prima volta quest'anno. Vi faccio vedere al volo, ovviamente dovuta la confermo top, come viene indossato il paracostole. Allora, ho dovuto togliere un pezzo di tuta perché sennò è impossibile farvi vedere. Questo è il paracostole, come vedete copre davanti, quindi parte dello sterno, e dietro. Si indossa in questo caso con una doppia apertura. Questo modello ha l'apertura qui centrale, le chiusure col velcro laterali per migliorare la vestibilità e le cinturine qui sopra, sta così, sta sotto la tuta, alcuni lo mettono sopra, non so quale sia il modo più giusto di indossarlo, però io preferisco metterlo sotto, non è solamente un fattore estetico, è anche un fattore di sicurezza, perché comunque la tuta per certe tipologie di incidenti, soprattutto questa omologata, protegge, quindi meglio avere uno strato protettivo sopra questo. Ovviamente non sto, come ben vedete, indossando l'abbigliamento che servirebbe mettere sotto una tuta. Prime impressioni, tuta la confermo assolutamente al top, è ottima qualità, bella pesante, bella spessa, mi piace, fa proprio quelle cuciture, quelle cose da qualità. I guanti non ne parliamo, meglio ancora, molto morbidi anche all'interno. E poi ho provato a prendere alcune cose, per esempio il casco, hanno davvero un bel grip, quindi tenere le mani sullo sterzo potrebbe essere più agevole. E poi questo è un'emozione, indossarlo è davvero un'emozione, mi ci devo abituare perché è un tipo di casco professionale, è bello tosto, bello stretto ed aderente, come è giusto che sia, mi ci devo semplicemente abituare, ecco. Peraltro una particolare, a questa tipologia di attacco non ce l'ho abituato, vedete? È una particolare tipologia di attacco, non ha un vero e proprio blocco, è un blocco tra due anelli, non so se riesco, ecco, vedete? Io non l'avevo mai visto, non l'ho mai usato, ma mi sembra molto di gran lunga più comoda rispetto agli attacchi tradizionali. E niente ragazzi, questo è tutto, questo video sarà durato molto più di quello che sarebbe dovuto durare e avete anche avuto un piccolo spoiler di quello che sarà il mio campionato 2023. Perché? Perché ho dovuto comprare del materiale omologato, quindi questo vuol dire che il campionato sarà agonistico. Rimanete sintonizzati, manca davvero, credetemi, poco, si annuncia davvero pochissimo ormai, quindi rimanete sintonizzati sul canale. Questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate del mio abbigliamento per il 2023, se avete consigli, osservazioni, commenti qui sotto. Sono Blackout, se il video vi è piaciuto, mi piace, condivisione, iscrizione al canale, ciao!